cuore, che sarà mica un caso se lo chiamano il toro, perché in campo incorna gli avversari e trafigge le loro porte con gol inesorabili. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Tesoro, allora parliamo di Gonzalo Bergessio, attaccante idolo della tifoseria del Catania. Esattamente, le sue origini sono argentine. Lui infatti viveva in Argentina con la sua famiglia, con due sorelle, ed era appassionato di calcio fin da piccolino. Giocava nel quartiere di Buenos Aires con i suoi amici all'età di 6 anni, e il papà di un suo amico di partite lo accompagnava ai vari incontri calcistici. E poi poco alla volta ha avuto successo, all'età di 17 anni è entrato nella Serie B argentina. E poi a 21 bruciando le tappe nella prima divisione, nella Primera División, che è la Serie A argentina, esattamente. Poi successivamente si è trasferito in Europa, in Portogallo, al Benfica, e lì però era molto triste perché ha dovuto lasciare la sua famiglia, lasciare i suoi amici. Per fortuna c'era con lui Daniela, la sua fidanzata, che ha conosciuto quando aveva solamente lei 18 anni e lui 21 anni. E lei l'ha seguito ovunque, l'ha seguito in Portogallo, in Francia e adesso a Catania, dove sono andata a trovarli perché vivono insieme in questa casa. Si sono sposati poco fa, quando avevano già il figlio che aveva quasi un anno, e hanno adesso anche una bambina bellissima. Con la regia di Riccardo Nisini, Casa Bergessio. A casa tua, sei qui da qualche anno, vero? Sì, sì, 3 anni già che siamo qui. E... sì, è in questa casa che è in Italia. Sì, 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 sì. Siamo arrivati 3 anni fa, bene, ci troviamo molto bene, la gente a Catania è buona con noi, quindi siamo contenti. Hai parlato al plurale perché giustamente c'è anche tua moglie Daniela. Vieni Daniela! Così la vediamo, ciao. La facciamo vedere al pubblico, che è bellissima. E questa meraviglia chi è? Francesca. Sì. Ciao Francesca, quanto ha? 5 mesi e mezzo. E poi c'è lui, che quanto ha? 2 anni e mezzo, due vero? 2 anni e mezzo. Io sono curiosa di sapere come vi siete conosciuti. Per un'amica... in comune? In comune, sì. Una sera vi siete visti e vi siete subito innamorati? Sì, più o meno così. Più o meno, quanto tempo fa? 7 anni. Ah, sono già 7 anni che state, sì, insieme. Sì, sì. Mi dicevi prima che state insieme da 7 anni, ma vi siete sposati a fine del 2012. Sì, sì, ci siamo sposati in Buenos Aires, quindi... è stata una cosa bellissima per noi. Sono curiosa di sapere qual è stato il momento più emozionante di quel giorno magico. Per me è quando ho visto mio figlio in braccio in chiesa. Perché lui ti aspettava, sì, con in braccio Valentino. Con Mauro Volta alla tenera età di 24 anni, il silenzio atroce. È vero, è vero. Vai, quando racconta. Lui giocava ancora in Argentina, pensa un po', al San Lorenzo, giocavano la partita in 9, erano sotto di 2 gol, per cui erano convinti che non ce l'avrebbero mai fatta pareggiare. Ebbene, lui ha segnato ben 2 gol nel silenzio atroce, come è stato definito, come hai detto giustamente tu, perché sono rimasti tutti, tutto lo stadio ammutolito fino al termine della partita, e lui non se n'è neanche accorto, l'ha letto poi successivamente sui giornali, e devo dire che è stato definito proprio dai suoi tifosi in quelle occasioni il toro, per la potenza con però... cui lui... Bergessio lo chiamano anche Lavandina. Lavandina, che significa proprio candeggina, perché cioè? Pensa un po', adesso come hai visto non è più biondo, ma all'età di 8 anni era biondo platino, e pensavano che appunto si fosse messo la candeggina in testa, e questa cosa gli fa molta tenerezza perché gli ricorda i suoi amici del quartiere che lo chiamavano così. Comunque è bello tosto, è uno di quelli che non molla la preda anche se ha dei problemi fisici. Lui scende, gioca, entra in campo e va. Hai detto proprio bene, perché lui ha giocato, l'ha detto il presidente
del Catania con il dito rotto per ben 4 partite e addirittura quando è andato a giocare a Torino contro la Juventus, Chiellini gli ha dato un calcio inavvertitamente e gli ha rotto il perone e lui è andato avanti a giocare gli ultimi 10 minuti della partita, per cui è proprio definito e considerato da tutti il bomber più importante di tutto il Catania in Serie A e della storia del Catania, insieme ovviamente a Mascara. Dunque, come dicono in Argentina, Buenos Aires, senza Buenos Aires. Senza la S Buenos Aires, mio amico De Lorenzi, Buenos Aires. Non lo sapevo. C'ho i parenti in Argentina, voi è non vero lo sapete. Che lo dici spesso. E li saluto insieme a me. Però immagino che gli manchi tanto di Buenos Aires. Gli manca tanto, l'assado. L'assado, bravissimo, la carne tipica dell'Argentina. E qui è difficile trovare il taglio giusto di questa carne. E poi gli mancano altre cose, ma sono andata più nel dettaglio, ce lo racconta nell'intervista. Daniela, che cosa stai preparando? Il mate. E che cos'è? È una bevanda argentina, è tipica nostra, e con acqua calda, zucchero. E l'ho trovata anche qui o dovete portarlo da là? Sì, c'è un negozio che vendono... La erba, sì, la troviamo qua. La trovate. E senti, a proposito, cos'altro è che portate qui in Italia quando tornate dall'Argentina? Che vi manca tanto? Qualche dolcino, alfajor si chiamano, quindi delle cose che magari non si trovano qua in Italia, no? C'è stata una persona che è stata determinante nella tua vita, che ha fatto la differenza? Io sempre lo dico, mio papà, perché in tutti i momenti difficili lui sempre c'è stato. Se non fosse stato per lui, per la mia mamma pure, io non sarei arrivato da nessuna parte, quello è sicuro. Senti, adesso io non posso fare a meno però di questo matta? Mate, perché voglio bere il tè, che lo adoro, lo prepariamo e lo beviamo insieme, va però bene? Però è diverso, non so se ti piacerà, però... Adesso proviamo. Grazie allora per averci ospitati qui, Prego. Grazie. Allora, ha viaggiato non poco, Argentina, Portogallo, Francia, Italia, la moglie, due figli, 30 anni. Tra pochi giorni, come si vede nel futuro? Nel futuro lui si vede già realizzato, perché ha ottenuto tutto quello che voleva, per cui gli basta essere sereno. E te pare poco? Sì. E concludiamo con il suo motto, che è? Il motto è relativo alla sua infanzia, perché la sua infanzia è stata difficile, perché comunque suo papà era un cameriere, era una famiglia povera, eppure lui ha ottenuto successo, per cui le difficoltà fortificano. Ferrari, che dirti? Che ci vediamo la prossima domenica. E che fai? Mi scrivi le battute? Grazie, ciao, arrivederci. Ciao a tutti.